sono stati consegnati dall'amministrazione comunale e dal corpo della polizia municipale, guidato dal comandante Nicola D'Avenia, gli attestati di partecipazione al progetto di educazione stradale nelle scuole. L'iniziativa, che prevede un primo apprendimento delle regole della strada attraverso dei giochi, ha visto coinvolti circa 80 bambini delle scuole di infanzia comunali e paritarie. A tutti i partecipanti è stata consegnata la patente del pedone, oltre a dei gadget in ricordo, tra cui il libro gioco della sicurezza stradale realizzato dall'Automobile Club d'Italia di Perugia. Consegneremo degli attestati ai bambini della scuola dell'infanzia a seguito di un percorso che hanno fatto con il comando di polizia locale sull'educazione stradale. Il percorso è ricominciato l'anno scorso dopo un anno di pandemia e ha riguardato la sola scuola dell'infanzia di Cospaia, però quest'anno abbiamo allargato il progetto a tutte le scuole dell'infanzia del territorio e contiamo nel prossimo anno scolastico di ampliarlo ulteriormente anche nelle scuole elementari. È un progetto di educazione stradale con cui i bambini si approcciano per la prima volta a quelle che sono, diciamo, le regole elementari della circolazione stradale e per l'appunto contiamo di proseguire in questo percorso al fine di coltivare diciamo, il tema dell'educazione stradale anche nelle scuole elementari. Sicurezza in strada e in pista, perché a San Giustino sabato 15 aprile dalle 14.30 alle 18.30 la centralissima piazza del municipio diverrà luogo di educazione stradale con mini tracciati e segnaletica orizzontale e verticale. In piazza municipio abbiamo organizzato una giornata che prende il nome di sicurezza in strada e in pista nella quale sono coinvolti più soggetti, oltre all'amministrazione comunale e il comando di polizia locale di San Giustino. Abbiamo anche altri soggetti pubblici e privati come l'ACI e molte associazioni del territorio che per l'appunto sono tutti soggetti coinvolti nell'ambito della tematica dell'educazione stradale e della sicurezza stradale. E questa giornata costituisce un po' il culmine di questo percorso iniziato all'interno delle scuole dell'infanzia e vedrà per l'appunto tutti questi soggetti coinvolti dare il proprio contributo in materia di educazione stradale attraverso anche dei giochi e la presentazione, diciamo, di quelli che sono i progetti delle singole associazioni su questa materia. Altro momento importante per il pomeriggio del 15 aprile è quello che animerà il vicino Cinemastra dalle 16.30 alle 19.30. Oltre alla merenda con prodotti locali, si potranno visitare la mostra fotografica dedicata alle grandi competizioni motoristiche organizzata in paese, vale a dire la cronoscalata automobilistica San Giustino Bocca Trabaria, la vecchia gara di motocross al Castiglione e quella di karting che si svolge tuttora nel circuito cittadino, insieme all'esposizione dei lavori dei bambini della scuola d'infanzia sul tema dell'educazione stradale.